Buonasera a tutti, se volete prendere posto così possiamo iniziare. Questa è la terza conferenza di questo ciclo di 5 conferenze e oggi abbiamo invitato il professor Melotti, che è stato professore ordinario di sociologia politica all'Università La Sapienza di Roma, e come già avevamo introdotto nella scorsa conferenza, oggi tratteremo un argomento che ci riguarda davvero tutti da vicino, perché parleremo dei diversi modelli di integrazione che sono possibili, parlando appunto di migrazioni, e affronteremo alcuni modelli che sono messi in pratica da alcuni stati europei. Introdurrà questa conferenza come sempre Franca Nebbia, che ringrazio di nuovo. Ringrazio il professor Melotti per essere qui con noi e che vi auguro una buona conferenza. Il professor Melotti, ci siamo già sentiti per telefono, è stato così cortese da dirmi che cosa tratterà. In particolare farà un excursus dal dopoguerra in avanti per centrare l'attenzione su tre paesi in modo particolare, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, rispetto al problema della cittadinanza o della nazionalità che viene interpretato in modo diverso nei tre paesi a seconda delle loro tradizioni e della loro storia. Io accenderò invece a un problema molto più vicino nel tempo, e cioè quello di inizio ottobre, in cui la bellezza di 12 paesi su 27 dell'Unione Europea hanno inviato una lettera alla Commissione Europea chiedendo di poter non solo poter erigere dei muri per poter fermare il flusso migratorio, ma addirittura chiedendo che sia l'Unione Europea a finanziare la realizzazione di questi muri. Sono andata a ripescare quelli che sono i concetti dell'Unione Europea e mi sono soffermata in modo particolare su tre, quelli che hanno visto l'Unione Europea nascere sui concetti della pace, del rispetto delle diversità culturali e linguistiche, della lotta contro l'inclusione sociale. E di fronte a un'iniziativa di questo tipo mi sono chiesta se noi facciamo ancora parte di questa Unione Europea. I paesi che hanno scritto questa lettera, l'hanno inviata alla Commissione Europea, sono Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia, con una prevalenza di paesi che hanno dei governi di centrodestra, tranne la Danimarca. C'è da dire che i paesi baltici e la Polonia in queste ultimissime settimane sono sotto pressione per i migranti che vengono spinti verso i loro confini dal dittatore bielorusso Lukashenko. E lo spauracchio che questa volta viene ventilato è di nuovo che questa azione potrebbe destabilizzare l'Unione Europea. I 12, sapete che il mio compito è anche di portare ciò che scrivono i giornali, perché difficilmente noi che lavoriamo nei quotidiani possiamo dire quello che pensiamo noi, dobbiamo sempre riportare cosa dicono gli altri. Allora, sono andata a spulciare giornali, i 12 hanno scritto così, dal Corriere della Sera dell'8 di ottobre: le barriere fisiche sembrano essere un'efficace misura di protezione che serve gli interessi dell'intera Unione Europea, non solo dei Paesi membri di primo arrivo. Questa misura legittima dovrebbe essere finanziata in modo aggiuntivo ed adeguato attraverso il bilancio dell'Unione Europea come una questione urgente. Mi sembra dunque di poter dire che a livello europeo e da parte di questi stati che hanno avanzato questa proposta si usano gli stessi discorsi dei sovranisti italiani, dei Salvini che dicono che veniamo
veniamo assaliti dal flusso dei migranti, prima gli italiani, perché se arrivano qui ci rubano il lavoro. Insomma. D'altra parte, questa ipotesi dei muri che sorgono in Europa non è immediata, già dal 2018 che se ne stanno realizzando. Sono fioriti, il più lungo per esempio si trova attualmente alla frontiera tra Bulgaria e Turchia, misura la bellezza di 235 chilometri. Tra la Grecia e la Turchia sono stati realizzati altri 40 chilometri vicini al fiume Evos, uno dei punti di passaggio maggiori dei migranti. Ma la zona più interessata al fiorire delle barriere è quella dei Balcani. Ce ne sono fra Slovenia e Croazia, fra Macedonia e Nord, del Nord e Grecia, tra Serbia e Ungheria. Un altro in fase di ultimazione tra Lituania e Bielorussia, e così si sta preparando anche a fare la Polonia, mentre anche la Spagna ha rinforzato i suoi possedimenti a Ceuta e a Melilla. La Francia pare che voglia blindare il suo porto di Calais. La risposta della commissaria europea Ylva Johansson ha bocciato la pretesa di questi paesi che chiedono appunto di essere finanziati dai soldi dell'Unione Europea, ma non ha escluso che questi muri possano essere eretti. Si è però impegnata a fare passi concreti per cercare di migliorare quello che è il flusso migratorio, quindi le regole che valgono nei vari paesi per l'introduzione dei migranti. Anche su questo sono andata a cercare a sfulciare giornali per vedere che cosa si dice. Sul patto sulla migrazione ho trovato un articolo di Luigi Manfra, pubblicato sul Fatto Quotidiano, è un ex docente di politica economica alla Sapienza di Roma, magari il professore lo conosce, che dice: il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo non migliora la situazione attuale, anzi per certi versi la peggiora, e spiega anche il perché concepisce controlli più severi alle frontiere, nuovi programmi di rimpatrio. A questo punto l'esclusione del diritto d'asilo dei cittadini stranieri che rimangono bloccati nei paesi di transito favorisce dei regimi sempre più detentivi della migrazione irregolare. È anche assente qualunque accenno alla ripartizione obbligatoria dei richiedenti asilo nei paesi europei rivieraschi. La solidarietà tra gli stati europei sul tema dell'immigrazione rimane dunque una chimera, dice Manfra. La Convenzione di Dublino, che è del 97, prevedeva infatti che le richieste di asilo dei migranti dovessero essere prese in carico dal paese di ingresso in Europa. Ovviamente i paesi che accolgono i primi migranti sono gravati da obblighi relativi all'accoglienza. Ma la revisione del patto che riguarda i migranti promessa dalla commissaria europea aveva sostanzialmente due obiettivi, e cioè quello di cercare di accogliere un numero di richiedenti asilo arrivati nei paesi di frontiera e inviarli anche ad altri paesi, oppure finanziare i rimpatri che dovranno essere fatti dai paesi di ingresso. Nell'una che nell'altra cosa di queste due proposte è andata avanti, è stata applicata, insomma. Le norme finora, che cosa prevedevano le norme valide fino ad ora? Il Trattato di Dublino del 1997 era stato sottoscritto dai primi 12 Stati, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito e più tardi Austria, Svezia, Finlandia, e prevedeva appunto che il primo approdo del migrante, che lo Stato di primo approdo del migrante dovesse farsi carico del sistema di accoglienza e anche della domanda di asilo presentata dal migrante. Questo ovviamente aveva degli oneri per il paese di accoglienza. Ed aggravare la situazione di chi veniva bloccato nel primo paese di approdo era
il fatto che la domanda d'asilo venisse respinta e quindi i tempi di permanenza nel paese di primo approdo si allungassero a dismisura. Le proposte di modifica riportate dai vari giornali su questo patto per i migranti sono sostanzialmente tre, e cioè uno screening pre-ingresso del migrante salvato in mare con dati raccolti in un'apposita piattaforma. Poi si doveva decidere se rimpatriarlo oppure avviare la procedura di richiedente asilo. L'altro principio è quello della solidarietà, che però non prevede obblighi, ma soltanto un generico impegno. E proprio su questo principio di solidarietà, alcuni dei paesi che non fanno parte dei 12 che vi ho citato prima, hanno cercato di appellarsi proprio per cercare di bloccare l'iniziativa degli altri 12. La terza proposta riguardava accordi con i paesi extraeuropei sia per la gestione dei flussi migratori che per i rimpatri. Bisogna però dire che gli accordi a volte sono stati presi anche con paesi che non concepivano i diritti umani. Vi cito un giornale che non è certo dei più avanzati, il Giornale. C'è una proposta di Maurizio Ambrosini, docente alla Statale di Milano, che dice, a fine aprile, che dice: piuttosto che parlare di ricollocamenti, sarebbe opportuno fare scegliere ai migranti. Si coniugherebbe così il principio dell'accoglienza con le necessità dei paesi di primo approdo, fra cui l'Italia. Non ha senso, infatti, tenerlo in un paese dove non ha prospettive di integrazione o tenerlo nel paese di primo approdo in attesa della domanda di asilo. Peraltro, sulla redistribuzione automatica grava il veto di alcuni stati membri dell'UE, come quelli del gruppo Visegrad, che non vogliono quote di migranti al loro interno. A quei paesi che ricevono il maggior numero di richieste d'asilo si potrebbero riservare indennizi economici. Sono però proposte che sono state dibattute a livello accademico e che non hanno trovato per ora alcuna possibilità di soluzione. È innegabile che l'Italia, come uno dei paesi di primo approdo dei migranti, abbia avuto questi problemi, sia stata soprattutto lasciata sola dagli altri paesi dell'UE. Tutte le volte che sono state avanzate delle richieste perché i migranti venissero spartiti anche in altri stati, il no è sempre stato deciso, insomma. E ancora Luigi Manfro dell'Università La Sapienza di Roma, che avanza una proposta riportata da Repubblica e dal Fatto Quotidiano. L'Europa, per risolvere alla radice il problema della migrazione irregolare, che obbliga i migranti a sceglierla come unica opportunità, dovrebbe attivare canali di immigrazione legali in accordo con i paesi di provenienza per evitare la morte di migliaia di persone e porre fine allo scandaloso commercio di esseri umani che arricchisce i trafficanti. Si avrebbe così l'attivazione di un flusso migratorio regolare e controllato. Ma come ho già detto prima, Manfra non considera che alcuni paesi da cui partono i migranti e con cui bisognerebbe prendere degli accordi, il più delle volte non concepiscono diritti umani. Gli altri paesi al di fuori dei 12 che hanno avanzato la domanda all'Unione Europea per erigere altri muri per contenere l'ingresso degli immigrati hanno cercato appunto di appellarsi al principio di solidarietà, però per ora con poco successo. È una discussione in questo momento in evoluzione, possiamo solo dire che possa prevalere una impostazione di tipo più aperto, più democratico, e soprattutto anche in base alle lezioni, alle conferenze che abbiamo tenuto in queste aule le volte precedenti, possiamo solo cercare di sperare in un cambio di mentalità.
nella quale il migrante non viene più visto come un peso, come un onere, ma come l'arricchimento della nostra società, come una necessità, perché manca la forza lavoro, perché in Europa c'è un calo demografico preoccupante a cui i migranti potrebbero fare fronte, e soprattutto perché accogliere dei migranti significa migliorare e valorizzare, insomma, con altre culture, altre tradizioni, significa valorizzare le nostre. Grazie. Buonasera e grazie a tutti per il gradito invito. Ringrazio anche l'autrice del primo intervento, la Canebbia, che ha fatto ben più che una semplice introduzione, ma è entrata all'interno dello stesso argomento, in apparenza trattando temi nel tempo vicino a lui, ma che in realtà aprono la strada ad alcune cose che cercherò di dire fra poco. In realtà, come avete visto dal titolo, io dovrei parlare del rapporto fra le nuove migrazioni internazionali, ormai non più tanto nuove, con le migrazioni internazionali da tempo in atto verso l'Europa, e le culture politiche dei diversi paesi europei. Mi fa venire in mente questo argomento innanzitutto un detto del vecchio Hegel: l'uccello di Minerva spicca il volo al calare della sera. Che cosa voglio dire fuori metafora? Che ci si comincia o ci si è cominciati ad interrogare sulle culture politiche di diversi paesi europei in una fase in cui queste erano in una fase calante, nelle loro spiccate caratteristiche di un tempo, per effetto di vari processi, innanzitutto sullo sfondo il ben noto processo di globalizzazione in atto ormai da parecchi decenni. E per quanto maggiormente concerne il nostro concetto, il nostro contesto europeo, dopo, diciamo, l'avvio di un processo di unificazione giunto per il momento nella tappa dell'Unione Europea, che comunque ha esercitato degli effetti su queste culture politiche nazionali, come vedremo. Però proprio in quest'ultima fase sembra che ci sia al contrario una ripresa di queste culture politiche nazionali che influenzano i cosiddetti sovranismi, come sono oggi definiti. Cioè, la tendenza ad un ritorno, ad una gestione anche dell'immigrazione, così come di altre politiche sociali, maggiormente caratterizzata dalle caratteristiche specifiche delle culture politiche di ogni singolo paese. Non a caso, fra i 12 paesi qui elencati, spicca il caso della Polonia, che ha una cultura politica molto particolare, per cui queste prese di posizione sono del tutto conseguenti, legate in qualche modo a questo tipo di realtà. Ho detto culture politiche, ma il termine immagino che non sia così chiaro per tutti. Di culture politiche esistono varie definizioni. Io personalmente ne ho proposta una personale che mi sembra venga incontro in particolare agli argomenti che ci interessano in questa sede. Per culture politiche intendo l'insieme delle idee fondamentali che sul lungo periodo orientano in un determinato paese l'idea di Stato, di nazione e di popolo, e in particolare le influenze che queste concezioni diverse hanno su etnicità, nazionalità e cittadinanza e i loro reciproci rapporti. In particolare, va subito sottolineato per ciò che ci interessa maggiormente qui, l'influenza esercitata
sull'acquisizione della cittadinanza. In Italia si è dibattuto anche recentemente della famosa questione dello ius soli, il diritto di suolo rispetto al diritto di sangue, a lungo predominante e ancora di fatto dominante nel nostro paese, ma anche in altri paesi europei questa gestione dell'acquisizione della cittadinanza da parte di nuovi venuti è influenzata largamente non solo dalle politiche a breve termine, dall'intento di venire incontro alle attese di una parte della popolazione o di concedere qualcosa a ciò che vengono chiamate le politiche del ventre o comunque cose facili per acquisire consensi, che in realtà ci sono, ma proprio da questo fenomeno di lungo periodo, da cui è difficile prescindere in ogni paese. Cambiamenti ci sono, nulla è stabile, nulla è fermo, tutto cambia, ma i ritmi del cambiamento sono diversi, non sono mai brevi per cose di questo tipo, e vanno comunque, quindi vanno compresi. Ciò ci aiuterà, come vedremo, anche a capire un po' il quadro specifico e particolare che incontra l'immigrazione in Italia e il modo in cui è stata sinora gestita. Va però fatto un passo indietro per comprendere tutto questo in una prospettiva storica, come veniva detto. Innanzitutto bisogna ricordare che le grandi migrazioni internazionali sono state sin dagli inizi dell'età moderna, che come gli insegnanti qui presenti naturalmente ben sanno e a loro volta insegnano, suole convenzionalmente datarsi dalla scoperta delle Americhe, cioè dal 500 al 600. Le grandi migrazioni internazionali, però, per un lungo arco di tempo, cominciato allora, ma che in realtà è durato con poche eccezioni, sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè grosso modo 75 anni fa, ma queste migrazioni internazionali andavano per l'essenziale dal centro di quel sistema mondiale che cominciava allora a formarsi e poi si è via via definito ed è culminato recentemente in quel processo che abbiamo chiamato di globalizzazione, andavano dal centro di quel sistema verso le sue periferie. Le Americhe, l'America del Nord, la formazione degli Stati Uniti, l'America del Centro, l'America del Sud, l'Asia, l'Africa, la lontana Oceania, le migrazioni dal centro verso le periferie, che avevano alcune caratteristiche particolari, non erano in alcuni casi molto popolate, in altri casi diciamo avevano la presenza di stati, ma di stati deboli, anche se ben radicati nel tempo. Pensiamo al caso dell'India, la principale colonia del Regno Unito per lungo tempo, e andavano al centro verso queste periferie ed erano strettamente legate allo stesso processo di colonizzazione che ha segnato la storia e le caratteristiche dei paesi in cui questi processi sono svolti, a partire dalla lingua, insomma. Non è un caso che negli Stati Uniti si parli fondamentalmente inglese e più recentemente spagnolo per altre migrazioni, che nell'America del Sud spagnolo o portoghese, che ancora oggi in Africa distinguiamo aree francofone da aree anglofone e aree lusofone, lingua portoghese, e che queste lingue siano presenti anche altrove, perché sono una delle due lingue ufficiali dell'India, quella meglio compresa rispetto anche all'India in tutto il paese e così via, legate a questo processo di colonizzazione. Eppure, nei paesi europei
soprattutto dell'Europa occidentale, individuiamo culture politiche fortemente diverse che già si vanno definendo perlomeno a partire, in qualche caso, nel caso della Francia, addirittura dalla Rivoluzione francese in poi, ma nel caso di altri paesi nella seconda metà dell'Ottocento. Quali sono queste principali culture politiche e i loro legami con via di Stato, nazione, etnia, cittadinanza e come hanno influito sui processi migratori? Partiamo dalla situazione della Francia, non solo perché è la più antica nel tempo, ma anche perché è stato il paese che ha avuto per più lungo, in cui l'immigrazione è cominciata prima, ed è stato il paese che a lungo ha avuto la più alta percentuale di immigrati rispetto alla popolazione, ormai da tempo superata da altri, dalla Germania che ne ha quasi il doppio, ne ha circa il doppio, e dalla Spagna recentissimamente, dall'Italia stessa. Ma a lungo è stato un po' un paese, un po' un faro, dove sono state sperimentate le politiche di migrazione, all'insegna comunque di questa influenza delle culture politiche. L'idea fondamentale della nazione francese è un'idea volontaristica, appartiene alla nazione francese che si sente francese. È stato icasticamente definito nel 1882, se la memoria non mi inganna, da Ernest Renan come un plebiscito di tutti i giorni, nel senso un'adesione quotidiana a quel determinato contesto. Un plebiscito di tutti i giorni. E quindi, diciamo, l'acquisizione della cittadinanza può essere fatta tramite questo plebiscito di tutti i giorni da parte degli stessi immigrati, purché si sottomettono ad un processo che in Francia è stato a lungo brutalmente definito di assimilazione. Gli immigrati possono acquisire tutti i diritti dei francesi tramite l'acquisizione della cittadinanza, purché divengano dei bon français, intendendo per questo non solo l'acquisizione della lingua, ma di alcune idee fondamentali, dei modi di comportarsi, a volte un po' miticamente definiti, del buon francese. Molto diversa è l'idea dello Stato, della nazione, della cittadinanza, per esempio della Germania, cito questo il paese che ho già richiamato prima perché è quello. Qui l'immigrazione comincia molto più tardi, così come del resto, mentre la Francia è il paese in cui è costituito forse per la prima volta una nazione nel senso moderno e si è costituita uno Stato nazionale. La Germania è stata invece fra i grandi paesi europei l'ultimo che si è costituito in Stato nazionale. Ma come nel caso dell'Italia, l'idea di nazione non ha atteso il formarsi dello Stato, è stata all'inizio una concezione culturale della nazione, che anche in Italia affonda le proprie radici ben addietro nel tempo. In questo settecentenario dantesco si è parlato anche addirittura delle radici in Dante di questa situazione. Se non si è convinti di Dante, comunque si possono trovare successivi altri elementi che ne dimostrano comunque l'antica origine. Ebbene, così è stato in Germania, dove l'idea di nazione tedesca è cominciata prima della costituzione dello Stato tedesco dopo la guerra franco-prussiana, 1871. L'idea della nazione in Germania, ben diversamente da quella francese, è stata non di natura etico-politica come in Francia, ma etnico-nazionale, basata sull'idea dell'appartenenza per sangue e per terra, Blut und Boden, quindi qualche cosa
che non può essere acquisito volontariamente, qualcosa che viene dato e che quindi rende più difficile acquisire la cittadinanza se legata a questa idea della nazione che non in altri paesi. E così lo è stato a lungo, non va più ora. L'Italia ci ha bagnato il naso nel 2000, tanto per essere subito con i piedi per terra. Però a lungo è stato così. E in Germania ci sono state migrazioni, perlomeno, fin dagli anni, già prima della prima guerra mondiale, poi dopo la prima guerra mondiale, per qualche tempo. Mentre la Germania era ancora un grande paese di emigrazione, molti tedeschi andavano negli Stati Uniti o altrove. Ma soprattutto, diciamo, è stata dopo la seconda guerra mondiale che comincia ad esserci un'immigrazione in Germania. Come mai? Come mai? Il primo elemento che balza agli occhi è la necessità della ricostruzione post-bellica dopo le distruzioni drammatiche che il paese ha subito per effetto della guerra pazzamente intrapresa da Hitler. Ricostruire oltretutto con una carenza di manodopera per lo sterminio soprattutto di giovani in età lavorativa nei massacri delle guerre, cosa presente anche in altri paesi europei, Italia compreso, abbiamo questo fenomeno. E quindi l'immigrazione arriva perché c'è un bisogno di lavoro. Ma la Germania non vuole riconoscere come immigrati destinati tanto più a fermarsi lì e a diventare tedeschi, cosa inconcepibile con quel tipo di idea della nazione. Li considera come dei lavoratori ospiti, Gastarbeiter, lavoratori temporaneamente ospiti, nel senso che al termine del periodo loro svolto, in genere per contratto, dovevano tornarsi nel paese di origine. Un'idea che poi viene ripetuta anche altrove, ma senza miglior successo, perché quelli che arrivano intendono a non andare via spontaneamente e casomai se appena è possibile a portare i propri familiari. Ma la Germania in quel periodo si riconosceva, si definiva ancora come un paese di non immigrazione. Deutschland ist kein Einwanderungsland. La Germania non è un paese di immigrazione, come se il paese che sta avendo in Europa la più alta percentuale di immigrati, se il paese in cui gli immigrati svolgono delle funzioni fondamentali nell'ambito economico, per la stessa ricostruzione, e tu dici che non sei un paese di immigrazione. Era una negazione dell'evidenza che comunque perdurata molto a lungo nel tempo ed è stata in parte consolidata dagli eventi che si sono verificati nel frattempo. La riunificazione tedesca così rapida, wir sind ein Volk, le manifestazioni, noi siamo un solo popolo, la parola d'ordine con cui si è fatta quella rapida unificazione della Germania ormai parecchi anni fa, però noi siamo un popolo e gli altri non sono popolo, perché noi siamo un popolo per sangue e per terra e gli altri non sono membri di questo popolo, quindi ha rallentato, non di tantissimo, perché poi via via invece vengono portate in Germania delle riforme contrastate, la prima legge che chiaramente riconosceva situazioni diverse è stata approvata per un pelo, ma è stata poi cassata per illegittimità costituzionale, per una forzatura nel calcolo dei voti con cui è stata approvata, e sono venuti 3 anni ancora per averne un'altra, 2004, molto più moderata, che comunque apriva in questo senso. E comunque già nel 2001, prima ancora di questa legge di cui sto parlando, diciamo, si apriva la prospettiva di una Germania che si riconosceva di essere un paese di emigrazione, diversamente da ciò che era stata per un periodo pluridecennale. Quindi si apre una situazione tutto sommato importante che ha segnato comunque anche gli anni recenti, perché in fondo la Merkel
originaria della Germania orientale, non ho seguito tanti tedeschi della Germania orientale, dove non a caso, per esempio, nel porto di Rostock sono scoppiate le prime grandi manifestazioni contro gli immigrati. Ma anzi, ha cercato di introdurre, pur essendo non un partito di centro-sinistra, ma di centro-destra, delle misure favorevoli all'accoglienza degli immigrati, che poi in particolare di un partito. Quel particolare tipo di immigrato che sono i rifugiati o i ricercatori di asilo politico. La cosa si è protratta in fondo anche sino in tempo a noi molto recente, con un cambiamento notevole di ciò che poteva essere ritenuto il dettato della cultura politica tedesca. La Gran Bretagna, più grande paese, il più grande impero coloniale della storia, ha una storia ancora diversa, perché come dice lo stesso nome, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, la Gran Bretagna comprende l'Inghilterra, Scozia e Galles, e poi ci abbiamo l'Irlanda del Nord, era già, diciamo, portato a una certa accettazione di una diversità interna, non quell'idea omogenea che ha guidato gli orientamenti di fondo della Francia. Per di più, diciamo, diversamente dalla Francia, che concepì un rapporto diretto fra lo Stato e il cittadino senza realtà intermedie, in sociologi i corpi intermedi, i gruppi, le associazioni, gli enti che stabiliscono dei rapporti, la Germania e la Gran Bretagna li ha sempre accettati. Questi corpi intermedi, queste realtà intermedie, e ha sviluppato delle politiche in cui le comunità degli immigrati costituivano degli interlocutori per le politiche, degli interlocutori molto importanti per la definizione e per l'attuazione delle politiche, cosa molto diversa dalla Francia, dove per un lungo periodo di tempo le stesse associazioni culturali degli immigrati sono state vietate o strettamente controllate per legge, citando l'affermazione che il diritto di associazione era riservato ai soli cittadini. In Gran Bretagna si sono costituiti però, su questo tipo di base, dei problemi di altro tipo. La Costituzione, sì, tu accetti delle comunità esistenti nel tuo territorio, non cerchi di assimilarle, di riconoscere la loro diversità, però mancando un processo di integrazione sociale vero e proprio, rischi di creare dei ghetti, così come era accaduto in altra forma per altre migrazioni negli Stati Uniti d'America. I ghetti. E in questi ghetti possono crearsi tensioni e conflitti che la Gran Bretagna in Europa ha sperimentato per prima su larga scala. Ci sono state anche, come tutti ricorderete, tensioni e conflitti in Francia, perché anche lì, pur essendo una politica, esistendo una politica diversa, c'era una carenza di integrazione sociale. E la mancanza di integrazione sociale contrasta brutalmente con la stessa volontà politica dell'assimilazione culturale. Puoi predicare l'assimilazione culturale, ma se non lavori sul terreno dell'integrazione sociale, non ottieni questo tipo di risultato. E lì, diciamo, un fenomeno si è manifestato, fra l'altro, con i famosi conflitti delle banlieue. Tutti più o meno ricordiamo, sia pure vagamente, il grande conflitto nelle banlieue di Parigi nel 2005. Una decina di morti, 10.000 auto bruciate, incendi anche di scuole, infatti dei problemi pesanti. Però non erano i primi. I primi si sono già avuti alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, nelle banlieue di Lione, in Fort-Saint-Vélin, di L'Urbain, in altre città, negli stessi dintorni di Parigi. Quindi è stato un ricorrere dei problemi, dei conflitti nelle banlieue, che erano la punta dell'iceberg, della mancata integrazione, e che segnalavano il fallimento della politica
di assimilazione senza un adeguato tentativo di introdurre una reale integrazione sociale degli immigrati. Questa è una... Ma lì c'erano, diciamo, queste situazioni di fondo, importanti, significative. Su cui magari torneremo facendo qualche confronto qua e là. Ma introduciamo il caso dell'Italia. L'Italia è stato a lungo, nel secondo dopoguerra, il primo paese europeo di emigrazione. Mentre gli altri paesi europei, i grandi paesi europei come la Francia, la Germania, il Regno Unito, di cui abbiamo parlato, erano già dei paesi di immigrazione. E l'immigrazione dall'Italia andava, era sia intercontinentale, andava verso l'America, l'Australia, sia anche continentale, andava verso la Germania, la Francia, il Belgio, la Svizzera, quindi verso paesi più vicini. In questo contesto non ci si aspettava che l'Italia diventasse un paese di immigrazione. In realtà lo è diventato abbastanza tardivamente. Non che qua e là non si cominciassero a vedere all'inizio degli anni 60 delle presenze limitate dei lavoratori stranieri, soprattutto delle lavoratrici straniere. Le prime che io ricordo, guidata la mia prima ricerca sull'immigrazione a Milano, che Ambrogio mi ricordava di aver visto trattate nel mio primo libro sull'immigrazione, erano le donne provenienti dalla Somalia o dall'Eritrea, giunte in Italia al seguito delle famiglie italiane presso cui già lavoravano là, quando già non erano più colonie dell'Italia dalla seconda guerra, alla fine della seconda guerra mondiale, ma l'Italia aveva avuto in un certo qual senso un mandato, soprattutto per quanto concerne l'Eritrea, un mandato fiduciario delle Nazioni Unite, anche in Somalia aveva ancora un ruolo. Quando queste cose vengono meno, le famiglie italiane rimpatriano e in qualche caso si portano dietro le donne che lavoravano nelle loro case e queste finiscono per richiamare le sorelle, le cugine, le amiche, avendo visto che qua c'è un mercato del lavoro che permette di avere dei redditi bassi per noi, ma relativamente alti o molto alti per loro, in questo tipo di attività. E si uniscono poi a loro anche per richiamo i primi uomini di questi paesi, soprattutto dall'Eritrea, che erano giovani che se fossero restati lì a seguito delle vicende belliche terribili che hanno toccato l'Africa orientale, in particolare l'Africa orientale italiana, l'Eritrea nello specifico, che rischiavano di dover andare a combattere contro i loro fratelli sotto le bandiere dell'Etiopia che l'aveva occupata. Quindi questo è un... arrivano. Ma sono ancora casi abbastanza limitati, vissuti all'inizio in modo abbastanza mitico. Non so, forse qualcuno di voi ricorderà per averlo visto riproposto in televisione quello strano film in cui c'è una donna africana che lavora presso, credo che fosse il protagonista, perché lo sono interpretato da sordi in casa, e che questo fallisce, lei lo aiuta, perché? Perché sì, lavora in Italia, chissà come mai, come donna di servizio, cameriera o altro, ma in realtà è una principessa ricchissima. Lei ha questa visione un po' mistica di questi primi arrivi, quando ancora andando per le strade si guardava il nero per le strade, era strano, curiosino, forse siete... La maggior parte di voi siete troppo giovani per ricordare personalmente queste situazioni, ma è stato tutto sommato così. Le situazioni cambiano con il 1973, l'anno in cui per la prima volta l'Italia diviene statisticamente un paese di immigrazione, nel senso che gli immigrati, il numero degli immigrati supera il numero degli emigrati italiani. All'inizio per numeri piccoli, poi per numeri sempre più consistenti, e da allora ha continuato ad essere così,
almeno sul lungo periodo, insomma, ci può essere qualche anno, qualche vicenda singolare che ha mutato un po' le cose, anche recentemente ci sono state situazioni di questo tipo, ma tendenzialmente dal 73 in poi l'Italia diviene un paese di immigrazione. Un'immigrazione abbastanza particolare, perché non si può dire che fossero immigrazioni dovute ad un'attrazione in Italia, perché l'Italia richiamava gli immigrati per necessità di manodopera. Quella che tecnicamente viene chiamata l'immigrazione per pull factor, fattori di richiamo, il primo dei quali è la necessità di manodopera. In Italia c'è ancora una consistente disoccupazione interna, sia pure diversificata da settore a settore, ma soprattutto un'immigrazione fondamentalmente adattata dai push factor, i fattori di allontanamento, di respingimento nei paesi a cui gli immigrati provenivano: fame, guerra, miseria e soprattutto guerra, conflitti bellici in questi paesi. E abbiamo un'immigrazione di questo tipo, un po' questo dato obiettivo, questo contesto, è un po' anche il fatto che l'Italia aveva a suo modo anche lei un'idea, diciamo, dell'appartenenza nazionale, tutto sommato, per sangue, per discendenza e soprattutto per cultura. Quindi non era un plebiscito di tutti i giorni alla francese, ammesso che in Francia fosse davvero così, si potrebbero anche introdurre tante riserve, ma insomma l'idea dominante, l'idea di fondo, l'idea guida era di quel tipo, e quindi si guardava con una certa diffidenza questo tipo di presenze, e l'Italia è diventato un paese di immigrazione con numeri crescenti rapidamente, senza avere, non dico un progetto per gestire l'immigrazione, ma delle politiche per far fronte agli stessi problemi che la situazione poteva comportare. La prima legge, in realtà, sull'immigrazione avviene alla metà degli anni 60, degli anni 80, scusatemi, la metà degli anni 80, ed è la legge che è stata firmata da Craxi come presidente del Consiglio. Oggi, dopo un film recente, diciamo, possiamo rilanciarlo nel dibattito dopo che è stato vittima, diciamo, di una congiura del silenzio, damnatio memoria. Insomma, è stato lui che ha firmato la prima legge, assieme al ministro del lavoro De Michelis. È bene ricordare questa prima legge, che non è stata la più importante, ma è stata la prima, perché già aveva introdotto un'idea importante. È stato il primo paese in Europa in cui si è parlato, di un riconoscimento della diversità, di un movimento verso l'uguaglianza nel rispetto della diversità culturale. Non c'era un altro paese in Europa che avesse affermato così chiaramente, ma come spesso Italia succede, abbiamo bellissime dichiarazioni di principio a cui non seguono, diciamo, realizzazioni che la concretizzano, che l'implementano. In ogni caso i tempi sono molto lunghi. Tant'è che pochi anni fa, però, questa prima legge ci ha accompagnato una cosa molto importante, la prima legge di sanatoria, la regolarizzazione degli immigrati di sanatoria. Qualche anno dopo abbiamo la famosa legge Martelli, la più discussa delle leggi italiane sull'immigrazione, quella anche più pubblicizzata, che in realtà non innova moltissimo rispetto a questa precedente, in fondo gli orientamenti restavano quelli, però, diciamo, estende questo principio, questa volontà o questa idea di uguaglianza in un ampio settore di politiche sociali, compreso la sanità, l'educazione, la scuola, importante da questo punto di vista. Ci mette un'altra grande sanatoria. Non ci si pone mai il problema di un arrivo legale degli immigrati. Gli immigrati arrivano come possono e casomai li si sanano a posteriori
con queste politiche di regolarizzazione che, come ripeto, sono abbastanza antiche, dalla metà degli anni Ottanta, alla fine degli anni Ottanta, con la legge Mattei e poi via via, insomma. C'è un tentativo che è realizzato da Dini, la legge non passa alla metà degli anni 90, però la regolarizzazione che accompagna quella legge resta. Ce n'è la più grande regolarizzazione, è stata fatta poi all'inizio degli anni 2000, figuratevi, ad accompagnamento della legge Bossi-Fini. Tanto dice, anche chi, diciamo, aveva un atteggiamento che non era proprio orientato alla solidarietà, al rispetto della diversità, in un processo orientato da solo, però usa questo strumento della regolarizzazione, un altro perché è lo strumento che si pensa possa maggiormente assicurare la sicurezza anche agli italiani in una situazione in cui, diciamo, non mancano tensioni e conflitti e anche problemi di criminalità legati all'immigrazione. C'è questo, e sia pure di poco, la più grande regolarizzazione mai effettuata in Europa, con 700.000 casi sanati. Ci si avvicina poi l'immigrazione che ha quasi le medesime cifre, poco di meno, che è passata in Spagna. Questi sono i due casi eclatanti di questo tipo di situazione. Manca quindi un progetto, ma il fatto che manchi un progetto non è necessariamente un fatto così negativo. Perché i progetti che abbiamo visto invece all'opera in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, al di là della buona volontà, al di là degli intenti, al di là delle proclamazioni, in realtà poi non è che siano stati attuati, hanno dato grandi risultati. Già richiamavo le situazioni che si sono verificate in questi paesi. Ma prima di dire che cosa potrebbe rappresentare questa mancanza di un progetto, quali prospettive, quali possibilità e quali opportunità potrebbe avere per l'Italia, vale la pena di ricordare alcune cose. Intanto in Europa ci sono delle cose fondamentali che cambiano. Già ho fatto riferimento alla riunificazione della Germania, caduta dal mondo di Berlino, del muro di Berlino, a proposito di muri, la riunificazione delle due Germanie, a lungo non soltanto separate, ma appartenenti a blocchi politici, economici, militari, ideologici, in contrasto, la caduta dell'Unione Sovietica, l'emancipazione dal controllo sovietico di gran parte, quasi tutti i paesi dell'Europa orientale, l'avvio di un processo di unificazione europea nella forma dell'Unione Europea e il suo successivo allargamento fino ad arrivare a 28 stati, poi ha fatto il passo indietro la Gran Bretagna, sono i 27 stati attuali, compresi molti paesi dell'est europeo che facevano parte del blocco sovietico sino alla caduta dell'Unione Sovietica stessa. E abbiamo questo. Un'altra situazione che ci permette di datare i cambiamenti e gli effetti significativi anche sugli orientamenti relativi all'immigrazione, beh, purtroppo abbiamo all'inizio del 2000, che cosa abbiamo all'inizio del nostro millennio, nel 2001? Memoria. L'11 settembre, l'attacco alle Torri Gemelle. Ma sì, qual è l'America? E l'America, sì, da un certo punto di vista, è, diciamo, la segnalazione che esiste anche un Islam radicale che acquisisce la determinazione a costo di attentati suicidi, anche in grande massa, di portare l'attacco nel cuore delle metropoli occidentali. Nuova York, Washington DC, la capitale degli Stati Uniti d'America. Tra l'altro sotto le Torri Gemelle la notte precedente al bombardamento, all'attacco con gli aerei, era passato mio figlio che era a New York perché doveva tenere una conferenza nel New Jersey, ha preso il trenino la notte precedente, quindi abbiamo seguito con particolare attenzione quel tipo di situazioni specifiche. A cui seguono, è sempre stato no, perché questi attentati cominciano ad estendersi anche in Europa, ad opera
per lo più di figli di immigrati, magari nati e cresciuti qui e che hanno studiato qui, o di altri che si sono uniti con loro. Abbiamo nel 2004 un grande attentato a Madrid, o meglio sono tre gli attentati a Madrid, alle stazioni di Madrid, con centinaia di morti. Abbiamo poi gli attacchi in Francia, gli attacchi in Germania, attacchi in Belgio, anche in Svezia naturalmente. Quindi c'è una situazione. L'Italia per il momento si salva. Si salva, ma perché diciamo pare che la nostra Digos o chi per essa o i servizi abbiano comunque siano riusciti a cogliere o a fermare determinate cose. C'era un governo di centrosinistra con il ministro degli interni Giuliano Amato, che sia vero o no, non sono in grado di dirlo, però insomma aveva ripetutamente affermato la capacità di intervento dimostrata in queste situazioni, che avevano prevenuto anche dei clamorosi attentati in Italia. Forse di uno non avete mai sentito parlare. Una grande nave sarebbe dovuta essere colpita nel porto di Napoli, causando diciamo un numero di morti del tipo di quelli forse superati soltanto da quelli del Titanic. Però che la cosa sia vera o no, io non sono in grado di dire. Dico solo che l'ho detto il ministro degli interni da loro, Giuliano Amato, che è una persona per tanti aspetti rispettabile, non è proprio il primo che si lasci abbandonare, che si lasci portare dalla fantasia. Quello l'ho sentito dire proprio direttamente anche da lui in un incontro che abbiamo avuto al Ministero degli Affari Esteri. Lui non era già più ministro degli interni, però lui ha coordinato questo incontro, ne aveva parlato anche lui. E tutto questo getta molta acqua sul fuoco, sulle buone volontà che faticosamente si erano andate affermando nei diversi paesi europei. Va detto che prima che nei diversi paesi europei uno stimolo verso un processo di integrazione nel rispetto delle diversità culturali, del tipo di quello che ha anticipato teoricamente in questa legge di cui abbiamo parlato, la prima legge italiana dell'85, che però credo in Europa ben pochi conoscessero, è stato anticipato dalla stessa Unione Europea. E l'Unione Europea all'inizio non aveva competenze specifiche nell'ambito dell'immigrazione. L'immigrazione era affidata alle competenze dei singoli stati. Però via via, lentamente, passettino dopo passettino, acquisisce delle competenze anche in questo ambito, attenta a non scontentare troppo l'amor proprio dei singoli stati, soprattutto di alcuni che però sono anche più forti per tanti aspetti, e comunque comincia a accettare. Però da un lato abbiamo questo tipo di spinta, dall'altro però il raffreddamento che in molti stati avviene anche per effetto di queste azioni, attentati terroristici, su cui naturalmente si intrecciano informazioni in parte esatte e in parte no, vengono effettuate ricerche, sondaggi, questa molta sorpresa che fra coloro che hanno studiato nel figli di immigrati che hanno studiato nelle università britanniche, il 30% si dichiara pronto a colpire nel nome di Allah. Non è proprio una bella cosa. Poi, che peso possono avere questi sondaggi che riflettano o no la realtà effettiva, in quale misura, però insomma, si uniscono ad altri. E così tante, abbiamo i movimenti delle bandiere che sono sommosse, in genere le più gravi sono state chiamate persino insurrezioni, esagerando, ma insomma siamo più a livello delle sommosse, le nazioni, e, diciamo, abbiamo questi attenti. È un quadro che all'inizio degli anni 2000 contribuisce molto a bloccare quei cambiamenti in senso dell'accoglienza che in tanti paesi erano andati maturando faticosamente e non senza contraddizioni.
E su questo, in questo quadro che noi arriviamo alla situazione tutto sommato presente, in cui da un lato persistono le buone volontà orientate all'integrazione nel rispetto della diversità culturale. In Italia, fra l'altro, colui affermato al più alto livello e con più autorità e in modo più chiaro è stato il Presidente Ciampi. Il Presidente Ciampi ha fatto delle dichiarazioni molto importanti in questo senso. È stato forse il primo in Italia, dopo quelle leggi di cui abbiamo parlato, ma che datano da alcuni decenni prima, e a proporre tutto questo. E in questo quadro ci sono le forze politiche, come tutti sapete, il nostro quindi il soprannome in particolare su questo, ci hanno in parte anche giocato, portando ad una contrapposizione ideologica e politica nell'ambito delicatissimo delle politiche migratorie. Nessuno in realtà può dire oggi di sapere cosa andrebbe fatto. Sono situazioni estremamente complicate, contraddittorie, con aspetti che hanno anche il loro rovescio. Smentire i pericoli è stato fatto da molti, ma con scarsi risultati e in modo tutto sommato non così convincente. Io lo chiamo atteggiamento negazionista astratto. Invece di capire la situazione esistente, analizzarle, spiegarle, contestualizzarle, cercando di capire quali potrebbero essere gli eventuali interventi, non esistono queste cose. E dall'altra parte chi invece, esagerandole, è arrivato ad ottenere consensi nell'opinione pubblica a cui difficilmente rinuncerebbe. Una delle valutazioni più assurde su questa base è stata l'esagerazione del numero dei migranti all'idea di opinione pubblica, anche a livello di giornali, visto che parliamo qui anche in un corso che ha, diciamo, tra i partecipanti dei giornalisti. Sono dei dati da cui non si dovrebbe mai prescindere, al di là delle valutazioni che uno esprime, innanzitutto si parte dai dati reali. Quanti sono gli immigrati oggi in Italia? Beh, i sondaggi fatti hanno dato delle risposte strane, dice 20 milioni, 30 milioni, esagerando questo tipo di... In realtà i residenti, quindi i regolari iscritti all'anagrafe, sono poco più di 5 milioni. In realtà ci sono anche coloro che sono qui con altri permessi, ma che non sono iscritti all'anagrafe, aggiungiamoci un 10%, aggiungiamo poi gli irregolari di vario genere e tipo, potremmo arrivare globalmente ai 6 milioni, diciamo. 5 milioni sono l'8,4% della popolazione italiana, non certo il 20-25% come si sente dire in alcune risposte ai sondaggi diffusi. Così ci sono anche delle esagerazioni sulla presenza islamica, che per le ragioni da sopra accennate è una di quelle che incute più insicurezza o incute più dubbi nella popolazione. Mancano ovviamente gli immigrati islamici in Italia, ma il loro numero non è quello che alcuni si rappresentano, i 10 milioni, o 1,5 milioni circa. E non tutti gli islamici, naturalmente, a tanta maggior ragione, sono, diciamo, estremisti, radicalizzati o persone portate a realizzare attentati o questo tipo. Ma cominciamo a basarci sul numero, su questo tipo. Le immigrazioni in Italia, vedono oggi la presenza, per guardare le religioni,